Music never lies. Allora Pierlu, io direi che potremmo anche iniziare a lanciare così Sanremo, no? Sanremo, perché insomma Sanremo è Sanremo. Essendo un appuntamento molto importante, partirà a febbraio, poco prima dell'inizio della nostra tournée, che quest'anno toccherà Cuba, Miami, World Music Conference e l'Ultra Festival, poi Denver e poi Las Vegas, avremo però il piacere di vederci il Festival di Sanremo. C'è Bisio e c'è la Virginia Raffaele, bravissima. Mi fai sentire un pezzettino, Pierlu, per favore, di Mille Giorni di Te e di Me, che è una canzone che io ci sono legato in modo particolare, perché era un momento particolare, quindi questa canzone io me la ricordo sempre un piacere. Mille giorni di me di te, dai. Mille giorni di te di me. Bellissimo, bravo Claudio. Però la domanda è questa: allora, siccome tu sei a presentare un programma in Rai, e la Rai è una televisione pubblica, pagata con il canone TV, pagata con i soldi degli utenti, ti vorresti limitare per cortesia a fare quello per cui sei pagato? Claudio, ma te che fatti questi concerti belli? Ne ho visti anche tanti, no? Approfitta dei tuoi momenti, concerti, per parlare di tutte le cose che vuoi, un po' alla Celentano maniera, che anche Celentano comunque, diciamo, in televisione non è che poi dopo si trattiene più di tanto. Però non so, Celentano mi sta più simpatico da quel punto di vista, anche se uno può essere d'accordo o meno con le sue idee, però c'ha questo suo modo, ma poi bellino, 81 anni, è lì che gli è una molla, balletta, scanterella, è divertente. Io quest'anno faccio il tifo per Il Volo. Il Volo, ma no, perché sono, allora, piacciono o non piacciono, però io non lo so, in qualche modo è la nuova generazione pavarottiana, con tutto il rispetto e la distanza ovviamente che può esserci nel mezzo, però a me questo genere un po' così molto italianico mi piace. Ma insomma, ci sono tanti bei personaggi, dai. Soprattutto voglio vedere Nino D'Angelo, voglio rivedermi Nino D'Angelo. Poi mi canta con Livio Cori e tu mi dirai, e chi è Livio Cori? Nino D'Angelo lo conosciamo, insomma. Oddio, le nuove generazioni secondo me no, perché fa parte del periodo anni 70-80, i film su Napoli, però deve essere divertente. Anna Tatangelo la vedo volentieri. Ci abbiamo tempo per parlarne, ci documenteremo meglio, la volevamo buttare lì, perché insomma, allora io ti ringrazio, e mi lasci con Nino D'Angelo quando c'aveva tutti i bollicini in faccia. E sai, ti ricordi il famoso film Un jeans, una maglietta? Pierlu, che te lo dico a fare, cioè, che veramente manca solo Mario Merola. Ciao! Un jeans e una maglietta, una faccia un po' sapore. Music never lies.